Ben ritrovati, sono il dottor Santoc e credo che tra tutte le miniere piene di ricchezze, quello dove possiamo trovare i più grandi tesori sono proprio le profondità del nostro sé. Ed è proprio lì che oggi, con il tuo aiuto, vorrei riuscire ad arrivare con un piccolo esperimento. Prendi una carta, quella che ti piace. Guardala, ricordala e sulla faccia, con un pennarello, faccio un piccolo disegno. Mi giro per non rischiare di vedere e di annullare l'esperimento. Quando ci sei, fammi sapere. Fatto. Ci sei? Mi rigiro. Perché secondo Freud la via regia per l'inconscio era il sogno. Ma io credo che anche la magia possa funzionare bene. Ed in effetti, guarda per l'ultima volta la tua carta prima che si disperda tra le altre, molto lentamente. Ed in effetti la magia è un po' come un sogno ad occhi aperti. E come ogni carta ha due facce, anche ogni essere umano ha due parti. Una più in superficie, ordinata e logica, mentre l'altra in profondità, misteriosa e spesso indecifrabile. Ed è proprio da lì che arrivano le nostre emozioni, i nostri impulsi. E voglio cercare di darne una rappresentazione grafica. Lo farò su una carta, come hai fatto tu, ma... ecco, qui sul re di quadri, che non è la tua, altrimenti avrebbe il disegno, ma dall'altro lato, sul dorso. E... così, a intuito. Sì. Molto bene. Credo di aver avuto un'ottima ispirazione. Sono soddisfatto. Credo che questa sia una bella rappresentazione dell'inconscio. Non si capisce niente? Beh, certo, l'inconscio spesso è enigmatico, è misterioso, ma comunque è in grado di influenzarci, è in grado di portarci a cambiare. E se non vogliamo essere controllati, se non vogliamo essere succubi di questo inconscio, quello che dobbiamo riuscire a fare è proprio riuscire a far incontrare la nostra parte conscia con la nostra parte inconscia. Ed è saltato via dal re di quadri fino alla donna di fiori, che non è la tua carta, altrimenti avrebbe il disegno sopra. E anche dalla donna di fiori via fino ad arrivare alla prossima carta, il re di picche, ma neanche questa è la tua. Potrei andare avanti così per molto tempo, ma voglio chiedere il tuo aiuto. Come ti chiami, scusami? Anna, ti chiedo la mano per cortesia, non è una proposta, eh? Mettila ben dritta, perché adesso voglio togliere i segni dal re di picche e consegnarteli direttamente in mano, perché adesso sarai tu a dover ritrovare questa simbiosi, questo contatto tra la parte conscia e la parte inconscia. Tra tutte queste c'è la carta che hai scelto. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Qui, mi hai fermato sotto il 7 di cuore. Vediamo se questa potrebbe essere la tua carta. Lancia i segni. E in effetti si attaccano, si sono attaccati su una sola carta. E dimmi la verità, Anna. La tua carta era per caso un 5 di fiori? Sì? E non un 5 di fiori qualsiasi, ma il tuo 5 di fiori con il tuo disegno. E come vedi, la tua parte inconscia si è finalmente ricongiunta con la parte conscia. E quando succede questo, possiamo osservare anche un'altra magia. Innanzitutto, toccali, insomma, sono davvero fatti con il pennarello indelebile, puoi confermarlo. E sono saltati da una carta all'altra, ma più questo processo accade e più, come puoi vedere, i segni cambiano. Non lo vedi? Prova ad avvicinarti, guarda un po', perché piano piano i segni si trasformano fino a comporre, non so se riesci a vederlo, il tuo nome, Anna da una parte e Anna dall'altra. E quando conscio e inconscio si uniscono, succede davvero il miracolo, succede davvero la magia. Ma rimane un'altra domanda. Avete visto, avete notato quali cambiamenti tutto questo processo ci ha portato a fare? Alla prossima!